Ciao ragazze e ragazze, qua Kenan Ste King nel mio canale. Eccoci qua tornati con un nuovissimo video, siamo al settimo. Settimo! Come il numero della mia maglietta? Episodio della mia carriera su NBA 2K16. Questo sarà un episodio, raga, che veramente deve essere quello che ci porterà nell'Olimpo dei punti e possibilmente anche di altro. Ma quantomeno dei punti, dobbiamo cercare di fare tanti tanti punti, bisogna esercitare al tiro e tutto quanto, quindi tireremo un po' di più, sperando che ci lasciano un po' liberi, perché se no l'indicatore è troppo piccolo e non riuscirei a prenderlo. Ma non vi preoccupate che anche con l'indicatore tutto wide open, tranquillo che non lo prende perché sto gioco è fatto così. Comunque raga, io direi subito di iniziare la partita, perché oggi dobbiamo spaccare tutto, dobbiamo cercare di ottenere i punti che ci serviranno per i restanti due altri potenziamenti, così da avere il nostro personaggio completo. Arena di Detroit! Mi pare che loro siano... Ah no, siamo a Chicago. Comunque, mi pare che loro siano i primi in classifica, i primi di conference. Quindi dobbiamo cercare di vincere assolutamente perché così li avviciniamo. Anche se i Detroit Pistons sono abbastanza buggati. Ok, noi dobbiamo marcare Stanley Johnson, che non mi sembra fortissimo, quindi ce la potremmo anche fare. Dai, dai! Subito l'assist, lo vede? Lo vede, lo vede e lo vede. Dai, no! No, no! Perché non la prendete la palla, cazzo? Saltate! Dai, dai, lo mette! Fanculizzatevi tutti! Adesso! Ah, non ho più la tremarella, bene! Meglio così! Dai, no, mancalo! Non gli mancano mai questi, raga! Sempre ferro, ferro dentro! Dai, Rose! Che sto perdendo anche fin troppi punti! Non lasciatelo tirare, no! Come fallo? Ma fallo di dove? Ma Mirotic si appoggia, come dovrebbe fare? Ma cercate, marcatelo, cazzo! Dai, dai Snell! Dai Snell! Che contropiede, come l'ha tirata in maniera brutta, ma vabbè, efficace. Dai, dai! Madonna, ma non ci credo! Sbaglia tutto! Dai, passa! Cristo, grande! Meno male! Dai, dai! Un'altra volta da sotto! Tira da lì! Sì! Sì! Ne fa uno da lì finalmente! Cazzo! Sì! Gli ruba palla! Tieni! No, no, come hai fatto a perdere palla? T'ho fatto un passaggione! Poi raga li mettono tutti! Tutti li hanno messi! Tieni Gasol! Sì! Che stoppatona fa, ma sono dei mostri quei! Primo tempo finito 47-46, siamo lì comunque! Quelli buggano a bestia, ma noi li possiamo anche battere perché siamo in partita! Tira ancora da lì! Lo prende ancora! Lo prende! Lo prende! Per favore! No, no! Sì, vabbè, Drummond! Illegale! Dai, l'ho visto! Ma chi sono questi che stoppano così tante volte? Ma sono dei mostri! Dai, Rosso, lo fai sto tiro dalla 3? Dai, Butler, fallo! Grande Butler, finalmente! Da 3! Oh, fallo! Drummond mi ha ucciso! Dai, mettilo, grazie. E lo fa. Sì, lo fa. No, non dovete lasciarlo. Non dovete lasciarli lì. Ma chi sono? Iliasova, un pippone. Allora, raga, è illegale che mi hanno stoppato così tanti tiri. Stiamo vincendo, raga, attenzione, perché mi hanno fatto fare una lunga panchina. No, lasciatelo tirare. Oh, stoppata! L'ho stoppato Drummond! Ho stoppato Drummond! Ho stoppato Drummond! Era una cosa impossibile, raga! Mamma mia, che stoppato! Ho stoppato Drummond! Fallo rosso che finisce sta partita, cazzo! Finisce la partita! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Dopo tutte le bestemmie, 5 su 9 al tiro, 13 punti, una palla rubata, una stoppata, un rimbalzo e un assist. Direi che abbiamo fatto praticamente tutto e di più. Classica scena dell'inno.
Gli spuntano 8 ogni 4 partite, ogni 5. Bah, vabbè. Io vorrei tipo quelle panoramiche della città che sono bellissime. Come quando ho giocato contro... Non mi ricordo chi, c'era la panoramica di Chicago. Quella sì che era una bella immagine. Ok, noi marcheremo Andrew Wiggins. Mamma mia, questo bug come le bestie. Segna dal post, cerca qualcuno a cui dare la palla in post. Per un post up con la palla in alto, premi LT. Ma secondo te io mi metto a fare i post? Sì che sono passato! Sì che sono passato! Sì che sono passato! Ho schiacciato su due. Succhiatemelo. Sì, sì! Non me lo stoppi, figlio di puttana! Non me lo stoppi! Raga, sto sudando come la bestia perché sono troppo in pressione. Dai, Gasol! Gasol da lì! Lo fa! Assist! Dai! Dai! Lo fa! Grande! Gli assist sono importanti. Sì! Che stoppata! Mamma mia! Mega stoppata e mi sostituisce! Così, a random! Non perdere la palla, mi raccomando! Giandera, mi raccomando, non perdere la palla! E non mi stoppi neanche questa volta, Wiggins! Sei una pippa! Ecco, le ultime parole famose. Dai che la prendo io! Dai che la prendo io! E lo fa da sotto! E lo fa da sotto, un'altra volta! Ah, Ricky Rubio, ma che può fare? No! Perfetto, preciso! Sì, sì, Pipponi! No! No! Per quando non è... Ti ferro fuori del cazzo! Veramente, che cazzo! Che sfiga! Sì, lo fa! E Miro dice, grande! Grande Miro dice! Che lo... No! No! L'avevo preso in rimbalzo, ma non l'ha fatto. Come tira male, raga, i tiri liberi Kevin Martin. Guardate come li tira. Guardate. Bruttissimo, ha fatto 0 su 2 perché è un pippone. E perché è un pippone. È il contropiede incredibile. Sì, grande. Grande Miro dice che ha rubato palla. Sì, lo fa. Lo fa. Lo fa. Tira da lì! Tira da lì! Sì, lo fa! Lo fa! Fai ripartire l'azione! Rifallo di nuovo! Rifallo di nuovo! Lo rifà di nuovo! Lo fa ancora! Lo fa ancora! Un'altra volta! Tira ancora! Tira ancora! Sì! No, di questa partita, raga, il mio personaggio è fomentato! Il mio personaggio è fomentato! Sì! Sì! Lo fa! No! È uscito! Era dentro! Lo fa però. 24 punti. E finisce la partita, non me l'ha fatto più giocare. Raga, una partita da sogno a Arati. Arati, 10 su 11 dal campo, 24 punti, una stoppata, due rimbalzi e due assist. Un mostro. Io, raga, sono non soddisfatto di più. Sono io il migliore in campo. Sì. Che bello. Mamma mia, il mio primo MVP della partita. Sono soddisfatto, raga, soddisfatto. Veramente una partita fantastica. C'è un motivo in particolare per la tua carica offensiva di oggi? Sono stato supportato dai compagni, dimmelo tu. Ci doveva essere la terza opzione, le ho viste uscire a luce e averci poco. Il primo episodio è andato come si deve, finalmente. Era da tanto che lo aspettavo, 7 episodi ci sono voluti per un episodio di alta qualità. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi. Bella!